Questo significa che vuoi lasciare la casa? Certo che la voglio lasciare. Non posso sopportare più una notte come quella di ieri, perché tu non eri con noi ieri. Hai dimenticato che eri con noi. Tu pensi che io lo possa sopportare questo, Samia? Ma perché non ce ne andiamo? Cosa facciamo ancora qua? Andiamo via. Tu lo sai che torneranno anche stanotte. Ma non ci possono costringere a lasciare la casa. È casa nostra. Papà ha ragione. Dobbiamo fare qualcosa. Sta zitta. Io ho paura, paura. Cosa credi? Anch'io ho paura. Ma non voglio essere un rifugiato. E non voglio che lo sia neanche la mia famiglia. Essere rifugiati significa non essere. To be or not to be, that is the question. Essere o non essere, questo è il problema. E noi dobbiamo restare qua, costi quello che costi. Con tutto il rispetto per i tuoi libri, la vita dei miei figli è più importante. Si tratta di una questione di principio e basta. Lasciala stare. Prima o poi lo capirà, vedrai. Vado da lei. سيدتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حزب العمل يصادق والخطط Succede? Karim vuole andare per primo al bagno, digli qualcosa. No, non è vero, c'ero prima io. Karim, amore mio, ieri sei entrato tu per primo. Vince sempre lei. Dai, amore, dai. La prossima volta ci vai tu per primo. Va bene? Ricorda, chi perdona è generoso. Yosef, che stai facendo? Sto facendo i compiti, non vedi? Certo che vedo. Il tuo problema è che ti ricordi sempre all'ultimo minuto di fare i compiti. Che cosa pensi di imparare in questo modo? Papà, ma perché agli altri non dici mai niente? Perché i tuoi fratelli hanno voti alti, non come te. Ah. Adesso vai a prepararti, dai. Buongiorno. Ma non hai messo lo zucchero? Sì, ne ho messi 2 cucchiaini. Vado via subito, ho una riunione a scuola. Va bene. Presto, Karim, che papà ti sta aspettando. Ciao, amore mio. Bye. Bye bye. Sbrigati, Karim. Andiamo. Bene, grazie a Dio. Tutto bene. Andiamo su. Sì, andiamo. Raccontami cosa è successo ieri. Eravamo preoccupati. Sapessi che brutto momento abbiamo passato. Sentivamo degli spari, ma non capivamo che succedeva. Fuori era tutto buio. Avevamo paura. Quando i soldati israeliani sono arrivati, hanno cominciato a sparare contro i palestinesi, che hanno risposto al fuoco. La scusa era che volevano difendere i coloni israeliani che abitano nell'insediamento qua sotto. Quanto sono bugiardi. Ho avuto paura. E anche i bambini si sono molto spaventati. Che Dio li maledica. E maledica l'ora in cui sono arrivati. Credimi, Zed, io non riesco a capire Mohammed. I suoi principi sembrano più importanti della vita dei nostri figli. Magari tutti gli uomini fossero come lui. Finalmente qualcuno gli ha fatto capire che c'è un limite a tutto.
Credimi, il prezzo sarà molto alto. Ieri sono venuti, vi hanno spaventato, ma non sono entrati. Significa che non torneranno più. Tranquilla, tranquilla. Dio ti ascolti. Amen. Ora si è fatto tardi, devo andare, Samia. Ci vediamo. Non ci voglio andare a studiare in Germania. E poi perché devo andarci? Ci sono tante università. Proprio non riesco a capirti. Ma perché rifiuti questa opportunità? Chiunque sognerebbe di andarci. E allora mandaci loro al posto mio. Mariam! Perché sei così testarda? Hai tutti ottimi voti. Dovresti solo ringraziare Dio. Andrai ad abitare dalla zia, studierai medicina come volevi e quando avrai finito tornerai qui. E di questo argomento non voglio più discutere. Papà, io vado giù in paese dai miei amici. Sì. Josef, quando hai problemi con la matematica, non disturbare tua sorella. Vieni da me, lei ha l'esame. Va bene, ciao. Torna prima che faccia buio. Mamma, io non ci voglio andare in Germania. Ma come? Papà prima parlava di essere o non essere. E adesso mi dice di andare via. Come sarebbe? Tuo padre ha ragione. Te ne devi andare via. Qui non hai un futuro. Devi fare quello che ti dice e basta. Non mi importa del mio futuro. Io voglio restare qua e lottare con voi. Mamma, parlaci tu. Aiutami a convincerlo a farmi restare. Tu lo sai che non ti posso aiutare, ma non hai visto come si rivolge a me. Sembra che io sia l'unica ad avere paura qui. Nonostante questo io lo amo ancora. Anche se non capisco cosa ci vuole dimostrare. Che lui può cambiare il mondo. Ma che dici, mamma? Lui ha ragione. Vuole restare e combattere. Combattere? Perché tu lo sai cosa significa combattere. Contro chi vorresti combattere? Se non sei capace nemmeno di stendere un panno. Tuo padre sa perché lo fa. Perciò se vuoi davvero essere come lui, devi ascoltarlo e andartene. Papà, si dice così, elefant. Esatto, elefant. Apri un po' lei. Elefant. Elefant. Bravo. Papà, quando sarò grande posso leggere i tuoi libri? Certo. Se continui così a scuola potrai fare quello che vorrai. Grazie. Basta volerle le cose. E ora vai dalla mamma che devo finire di lavorare. Va bene. Have a nice work. Jamal, basta lavorare per oggi. Vieni che è pronta la cena.
Mamma. Che c'è? Posso dormire insieme a voi? Mi fanno paura le ombre. Non aver paura, amore. Tu ormai sei grande e bravo. E poi le ombre non esistono, non ti preoccupare. Dormi tranquillo. Torneranno? Karim, non torneranno. Ma se tornano li faccio vedere io. Sentito? Avanti, ora dormi. Buonanotte. 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 Mamma. Dimmi, Nada. Niente. Buonanotte. Jamal, se tornano ci ammazzano. Che cos'è questo rumore? Sono loro. È il vento. Sei in collera con me? Sei arrabbiata. Stai dalla mia parte. Noi siamo fatti l'uno per l'altra. Samia. Samia, stai con me. Ora più che mai. Non ce la faccio. Non vedi quello che ci succede. Non ti rendi conto della situazione. Ti ho chiesto di stare con me. Fai male.
andava alla fine di una. We are not going to do nothing. Don't be. Okay. Don't be afraid. Don't be afraid. No violence. Offer, ma come sta? Offer! Talun, talun. Let us out! Let us out! Do you want to leave this house or no? No. Good. Because from today this house belongs to the Israeli army. And I divide it to three areas. Area A, it's your living room. And from today your new house. And every day after the sunset you will take all your family, get into the room, lock the door and stay there till the morning. Area B is this place. And you can come here only if we say so. Area C is going to be upstairs. And you're not allowed to go there for any reason. If I will catch someone that's trying to go upstairs or trying to get out from the window, I will punish him. So for your safety and your family safety, don't play with me any fucking games. It's understood? Did you finish? Yes, I did. Can I ask you, sir, to go upstairs to have some clothes? Be my guest. Dicono che possiamo restare qua. Vogliono solo il piano di sopra. Noi dobbiamo restare qui, a piano terra. I nostri vicini non vogliono che saliamo. Quindi nessuno ci deve provare, non ci provate.
chiaro? È chiaro. Finché non se ne andranno, dormiremo qui nel salotto. E adesso, Karima, prepariamoci per andare a scuola. Andiamo. Non abbiate paura. Che cosa hanno fatto alla nostra casa? Hanno distrutto tutto. Ma che cosa cercavano quegli animali? Che cosa cercavano? What are you looking for, dogs? You think we are killers like you? Basta, smettila, basta. Cerca di calmarti, cerca di calmarti. Calmarmi? Ma non vedi che cosa ci hanno fatto? Certo che lo vedo, non sono cieco. Però urlare non serve. Io non voglio restare qua. I soldati ci ammazzeranno. Gli faremo lasciare la casa. E come? Sono armati. Vuoi che ti ammazzino? Vuoi questo? Non possono fare quello che vogliono. Papà ha ragione. Io sono pronta a combattere. Anch'io me ne voglio andare. Non aver paura. Col volere di Dio, vedrai, si sistemerà tutto. Ma io ho paura di restare da sola con loro in casa. Portami con te. Samia, amore, se oggi cerchi di scappare, sarai costretta a farlo per sempre e questo non deve mai accadere. Io non voglio che i nostri figli pensino che noi abbiamo paura. Samia, sei una donna coraggiosa. Non fare così. Devi avere fede in Dio. Va bene? Tre. Your ID. Why are you here? She's my friend. Be quiet, I'm talking to her. Why are you here? Samia is my friend. Your friend? Yes. Where do you live? Here. Where are you? Career. Where? Village. Village? Yes. You come alone? No. You come alone? No. How did you come? Israel. How did you come? Foot, somebody foot. Bring you here. Nobody? No. Did you speak to anybody before you come here? No. And why are you here? I am. Samia.
Clothing. Clothing? Yes. Walk. Yes. Walking. So walking or visit? Working, working. Walking. Here, walking. And you didn't talk to anybody? Listen to me. This house is occupied. I ask you to go and never come back. Better for you. Hurry. Siete veri combattenti. Non devi aver paura di quello che succederà. Allah è grande. Ma non hai ancora capito che il prezzo sarà molto alto. Samia, moriremo comunque. Meglio morire a testa alta. Adesso è meglio che tu vada via. Che Dio ti protegga. Joseph, io e Jamal stiamo riparando la serra. Ti va di aiutarci? No, non mi va. Non ti senti bene? No, non mi va e basta. Joseph, perché hai paura? Prima o poi se ne andrà. Io non ho paura. Tutti abbiamo paura. Pensi che quei soldati non ne abbiano? Forse hanno più paura di te e di me. No, loro non hanno paura. Vedrai, andrà tutto bene. Sei sicuro che non vuoi venire ad aiutarci? Preferisco restare qua. Va bene, come vuoi. Noi siamo fuori. Dai, tieni da quella parte. Va bene così, ecco. Se la ributtano giù, gliela faccio pagare. Se la buttano giù, la ricostruiremo. E se la buttano giù di nuovo, la ricostruiremo ancora una volta. Finché non si stancheranno. Riesco a studiare così. Mariam, cosa stanno dicendo? Non lo so, Karim, ma non conosco l'ebraico. Karim! Orco, Karim! Yabba! Yabba! Vale, Yabba! Yabba! Pizza! I'm gonna go.
vieni verso la porta! Ascolta, papà, Nada! Dai, dai, vieni verso di me, non avere paura! Vieni più vicino, avanti! Ecco la luce! La vedi la luce? Guarda la luce! Papà è qui, sono qui vicino! Non avere paura, sono qua io! Papà è qui! Nada! Amore mio, come stai? Nada. Lo sai che io avrei voluto starti vicino, che non ti avrei mai voluto lasciare da sola. Vuoi restare a casa con la mamma oggi?
Open the door, please. Please, open the door. Is anybody there? Perché non usciamo dalla finestra? Qui nessuno esce dalla finestra. Ma i soldati se ne sono andati, possiamo uscire dalla finestra. Ho detto che qui nessuno esce dalla finestra. Mettiti seduta. Che fai? Che stai facendo? Se ne sono andati, stanotte. Ma come ti è venuto in mente di portare qui il filo? I soldati possono tornare un'altra volta. Anche Nada può rimanere fuori un'altra volta. Va a sederti. Va a sederti e nessuno si muova da qui. Seduto! Vado a vedere sopra. Cosa hai trovato? Prendete la roba che vi serve e andate giù. Papà, ma perché dobbiamo tornare sotto? Possono tornare da un momento all'altro, è più sicuro che stare nella stanza prigione. Papà, perché dobbiamo andare giù? Se ne sono andati. Sì, se ne sono andati, ma possono tornare. Possono anche non tornare. Io voglio restare in camera mia, non gliela lascerò di nuovo. Guarda come hanno ridotto la nostra Maria, casa. Maria, metti la tua roba in una valigia e va di sotto. Perché? Perché è così, fa come ti dico e basta. Perché non li fermiamo, papà? Perché non combattiamo almeno per una volta? Possibile che non capisci che restare qua significa combattere? Non si combatte solo con le armi e la forza. E lo chiami combattere? Che cosa stiamo facendo? Stiamo tutti rinchiusi in una camera come agnelli aspettando che ci ammazzino. Guarda, guarda come siamo ridotti. Guarda Nada. Non parla più, perché dobbiamo subire? Siamo costretti a difenderci, siamo costretti a combattere. Io non sono una codarda, non sono una codarda. I codardi, Mariam, sono quelli che capiscono solo la lingua della forza. I codardi vogliono sentire l'odore del sangue. I codardi pensano che i problemi si possano risolvere con la prepotenza e con la forza. Io non sono codarda e rispondo alla forza con la forza. La forza con la forza? Se tu non sai mordere, che senso ha mostrare i denti? Dio benedice chi conosce i propri limiti, Mariam, e sa quando fermarsi. E tu fa quello che ti ho detto. Ti aspetto lì sotto. Non voglio arrivare tardi a scuola. Karim, la mamma ha messo qua tutta la tua roba. Da oggi in poi sarà il tuo posto. Mi raccomando, devi tenerlo in ordine.
Non vi muovete dai vostri posti. Tenete la testa bassa. Non abbiate paura. Fate finta di dormire. Mettete giù. What did I tell you? 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 What today? Yeah? Why don't you leave this house? Don't appear to fall! Huh? What did I tell you? Huh? Offer. What did I tell you? Huh? Huh? You happy now? You happy now? Offer.
Joseph, non fare così. Non puoi restare tutto il giorno davanti alla televisione. Perché non esci un po'? Mamma, io me ne voglio andare via. Non possiamo fare niente. Nessuno può venire a trovarci. Io non sono un combattente come mi dicono a scuola. E poi cosa ci importa di casa? Il padre di Rashid dice che se voglio posso andare da loro per un po'. E tu ci vuoi andare? Sì, mamma, ci voglio andare. Aiutami. אני
מי מסתבר איתו? בן אדם לחוץ כמו טמפון, פרנואיד, חושב שכל רגע הולכים להרוג אותנו מהחלונות. עכשיו אני צריך לשמור על החלון הזה, אין לי מושג על מה אני שומר, אין לי מושג מה אני עושה כאן. בן אדם, תירגע, זה הכל שטויות, מה יש לך? שטויות, מה שטויות? לך זה שטויות, לך לא אכפת, לי אכפת, לי אכפת למה אני כאן, מה אנחנו עושים כאן, יש לך מושג מה אנחנו עושים כאן? לי לא אכפת, לי רק אכפת שהבן אדם הזה יהיה רגוע ושלא יוציא את עצמו שלו עליי. אתה יודע מה אני עושה בשביל להרגיע אותו? אני כל פעם בכמה זמן יורה איזה צרור על איזה עץ, והבן אדם רגוע. אתה יורה סתם? כן. יש לך סיגריה? לא, אחי, שהפסקתי להשאיר. אתה עולה? אתה עולה? אני אקח את החליל וטעות אותו. Qualcosa. Nada. Come sta andando con l'inglese? Dimmi, hai imparato qualche parola nuova? È già male Karim? Josef, com'è andato il compito di matematica che abbiamo fatto? È andato bene? Grazie a lui mi è tornata in mente tutta la matematica. Stavo per dimenticare anche le tabelline. Dov'è il tempo? Vai a prendere i libri, facciamo i compiti. Passami il tovagliato. Papà, ci dovrei parlare. Prima prendi i libri. Il padre di Rashid dice che... Sì, lo so. So cosa mi vuoi chiedere. Dimenticalo, non se ne parla, è chiaro? E va a prendere i libri. Ma io non riesco a studiare così. Mi sembra che tu non hai mai studiato granché. Non è così? E adesso vai... Dammi un po' di tempo. Era buono. Vediamo. Stavolta ti è andata bene. È ora di andare nella stanza prigione. C'era una volta, in un tempo lontano, e non possiamo non nominare il profeta Maometto, Dio lo benedica. Volete che dormiamo o raccontiamo? Raccontiamo? Allora, c'era una volta un bambino piccolo piccolo che si chiamava Amir. Amir era... Trattieniti, amore. Fallo per me. Mamma, mi scappa, io ci devo andare. Nada, amore, cosa c'è? La sua
Papà, io devo andare in bagno. Nada, amore mio, cerca di resistere. Ora non possiamo. Papà, ho detto che devo andare al bagno. Ti ho detto resisti. Papà, devo andarci. Non ci puoi andare ora, dormi. Non posso trattenerla, non ce la faccio. Jamal, che cosa stai facendo? Papà, lasciami aprire la porta. Non faccio più. Amore mio, resisti, resisti. Jamal, cosa stai facendo? Lascia stare questa porta. Papà, non vedi che non ce la fa più? E tu vuoi che le sparino addosso? Meglio morire che vivere così. Smetti di dire sciocchezze. Tu siediti, lascia la porta e siediti. Che nessuno si avvicini a questa maledetta porta. Avanti. Devo proprio andarci. Ci devo andare. Resisti, amore mio. So che puoi farcela. أن تشكل لحظة هامة وأن تخلق ديناميكية جديدة قادرة على دفع عملية السلام إلى الأمام. وأقول خطوة أولى لأن هناك أيضا مسألة الرفقة الزوجية. وأنا نط. Non sopporto più questa situazione. Non mi guardare così. Tu non riesci più a capirmi. Guarda cosa sta succedendo ai bambini. Davvero, io non li riconosco più. Pensa a Yosef, a Karim e a Nada. Arrendersi e lasciare la casa adesso sarebbe l'errore più grande della nostra vita. Samia, i nostri figli non ci perdoneranno mai per questo. Ci odieranno. Odieranno loro stessi. E odieranno gli israeliani. Vorrei essere come te. Però non lo sono. Io non ti costringerò. Fa quello che vuoi. Però io resterò qua. Qua anche da solo. Allora, Jamal, stai sistemando le tubature dell'acqua? Sì. Quando hai finito con le tubature faremo il tetto. Adesso devo andare in città, ho alcune cose da fare. Controlla i tuoi fratelli. Tornerò prima di sera. Mamma, vado a studiare nel... Mary. Biscotti. Li ho fatti io i biscotti. Sono molto buoni. Mamma, vado a studiare nello studio di papà. Maria, me ne vuoi ancora? Sì, dammene un altro. Assaggia, li ho fatti io. Thank you.
Grazie, zio. Grazie, zio. Ciao, Urkara. אתה לא אוכל? למה, למה אתה לא אוכל? זה מגיע לך. מה מגיע? זה מגיע? כן, זה מגיע. זה משהו פר אקסלנס. זה כמו כבד הרז, אה? כבד הרז לראות את תהנים. זה כמו... זה? זה כמו... שתי כפילה ברוטב יין אלון. Dobbiamo andare su, se no ci sparano. No, non mi sparano. Io lo dico a papà. No, ti prego, no, Karim. Ti ammazzeranno. Chi? Quelli. Perché ci chiudono dentro? Perché sono dei codardi. Però tu non devi avere paura di loro. Non c'è motivo di avere paura. Sai, quello che dorme nella tua stanza... Si chiama Dan ed è grosso grosso, è buffo e fa tanto ridere. Perché fa tanto ridere? Perché è molto grasso e allora tutti lo prendono in giro. Chi è che dorme nella tua stanza? È quello che suona il flauto. Si chiama Eyal. E... Mariam, come parlano? Come parlano con me? Parlano in inglese. E come parlano in inglese? Normale. Sei sicura che non ci ammazzano? Certo che sono sicura. Lo diciamo alla mamma? No. Ti prego, non lo devi dire a nessuno. Deve rimanere un segreto tra te e me. D'accordo, Karim? Sicuro? Mamma, mi puoi attaccare il bottone ai pantaloni? Non vedi che altro da fare? Mi hai detto che l'avresti fatto. Ma che cos'hai? Thank you.
Ti avevo detto che non dovevi mai seguirmi. Lo sai che non vogliono che andiamo su. Ok, che è successo? Niente, ha dato ordine ai soldati di stare al loro posto e mi ha chiesto di scendere. Non hai avuto paura? E perché avrei dovuto? Può urlare fino a domani mattina. Dan ti ha chiesto di me. Dan? Aspetta, fammi pensare, vediamo. Ah, sì, Dan mi ha chiesto se sai parlare inglese. E come si chiama l'altro? Ah, quell'altro. Si chiama Ariel. E pensa che gli altri lo prendono sempre in giro perché sta tutto il giorno davanti allo specchio. A sistemarsi i capelli, a guardarsi, a specchiarsi. Come le femmine? Sì, proprio come le femmine. Allora mi prometti che non mi seguirai più, va bene? Mm-hmm. Bravo. Dai, andiamo. אבל באמת יודע, אתה יודע, ממש שולטי, אני יש לו תנועות זה לא מאמין, זה לא מאמין, אחי, איזה תנועות יש נמצח, אם אני הייתי יודע לעשות כאלה דברים סיומים, הייתי בוסק לך ברח אני הייתי משחק עם אדי רק בגלל שאני אוהב את הברזילאים רק בגלל שאתה ברזילאים, אני אוהב את הברזילאים כן, היית בברזילאים?
Why don't you leave this house? Why should I? This is my house. Dimmi quando posso aprire l'acqua. Va bene. Vado a finire i lavori nella serra, vieni con me. No, papà. Fai con calma. Aspettami. Ti aspetto giù. Vogliono il telefono. דוד, אנחנו ממשיכים מפה למוצב תרמית ברפיח. זהו, אז תדאג שכולם ירזו פה את הכל, תעשה סריקה בבית, תדאג שאנחנו לא שוכחים כלום, וזהו. רק אנחנו בתרמית, זאת אומרת, אנחנו לא יוצאים הביתה לפני. קשה לי להאמין שנצא הביתה. אני מבין את ה... את האכזבה, אבל אתה יודע, לפעמים... זה מה שיש בצבא. זה מה שאני לא אוהב בכל המערכת הזאת, שאתה אף פעם לא יודע מה יקרה. וזה היה כל הזמן לעבור מקום למקום, מצב למוצב, בית לבית, אנשים אחרים, סצנות אחרות. זה משהו שאני גם לא אוהב. וזהו. מצטער שזה יצא ככה. כן. אני, בשבילי זה לא... זה לא בשבילי, אבל אני עכשיו בצבא, אז אני... בעיה באפוד, אם אנחנו מחליפים מוצב, אם אתה יכול... איפה זה מבט? Thank you.
Fammi vedere cosa hai fatto. Sì, così, questo. Bene. Bravo. Continua. Riesci a dormire? Papà. Sì, che c'è? Adesso comincio a capirti. History is for fools. And he cleaned his hands in a pool of holy writing. Turned his back on the garden and set out for the nearest town. Hold on, hold this house is occupied by the Israeli army. You're not allowed to go upstairs. The only area you can be is downstairs. Has been this way for several days. Shut up! My men and I arrived only today. And an ounce of pride. Come, Sakhede. And the Germans kill the Jews, and the Jews kill the Arabs, and the Arabs kill the hostages, and that is the news. And is it any wonder that the monkey's confused? In the hands of the great God Almighty, and they gave him command of a nuclear submarine, send him back, search of the garden.